Beh, è una squadra veramente ben composta, un mix fra esperienza, grandi esperienze, parlamentari, sindaco della più importante città di questa regione, una capitale europea come Trieste, dall'altra parte professionisti della scuola, professionisti della sanità, artigiani, abbiamo una strepitosa candidata che è una fotografa importante per far capire anche che la piccola e media impresa, operai, Stefano Huckmar, un operaio in consiglio regionale già adesso che vuole continuare a portare la propria esperienza all'interno, quindi capite che c'è davvero un grande mix in questa squadra. Una squadra che deve interpretare però il futuro, quindi il passato è passato, quello che abbiamo fatto bene ed è moltissimo, quello che ho fatto male e ce n'è anche di quello è alle spalle, guardiamo al futuro su tre punti: lavoro, scuola, welfare. Tutto il resto è contorno. Dobbiamo dare posti di lavoro per dare dignità alle persone, proteggerle attraverso un welfare importante e dare futuro attraverso la scuola per i nostri figli. Senta, Pordenone non è mai stata trattata molto bene dalla regione da quando è nata. Quanto potrebbe incidere il voto da un rappresentante che comunque a Pordenone ha una sua storicità e non di poco conto con i 10 anni da sindaco? Ma io penso che Pordenone abbia in questo caso una possibilità attraverso questa mia candidatura, ma ritengo anche che la mia candidatura sia una candidatura di garanzia per tutti i territori regionali. Io dico a tutti che per mantenere davvero l'autonomia che questa regione ha e questo statuto e questa specialità, la si mantiene solo dando pari opportunità a tutti i territori, in modo che tutti riescano davvero ad avere un futuro importante, e io farò da garante proprio tutto questo, che tutti i territori siano davvero rappresentati nel modo migliore.